Ciao ragazzi, sono F. Questa sera Miss Matilda Blog fa tappa al Super Sony per un tour, il Diabolica Tour con Congo Rock e Pinky Spunk. Ciao Rocco, noi Ciao. Tutti ti conosciamo come Congo Rock. Tu però sei nato come nome, come nickname nasce nel 2007. Come mai questo nome? Il nome deriva da un vecchio pezzo dub, appunto con Grok, che avevo trovato su una compilation, e anche se appartiene a un genere completamente diverso da quello che faccio, mi aveva stuzzicato un po' il suono delle due parole insieme, allora l'ho tenuto. Sicuramente un nome che ti ha portato fortuna, visto che poi è stato notato dai Mastercraft, se non sbaglio, hai avuto modo di fare un tour americano e conseguentemente hai firmato con una label americana. Sì. Ma com'è andata? Com'è che ti hanno notato? Beh, sicuramente in quel periodo, nel 2007, c'era molta attenzione nei confronti dell'ondata di musica elettronica italiana, di cui facevo parte e di cui faccio parte tuttora. Mi hanno trovato su internet, nel senso che i primi contatti sono avvenuti proprio attraverso il web, dopo che ho pubblicato i miei primi pezzi su internet. È vero che hai postato su un blog? Sì, all'inizio usavo il mio blog per farmi conoscere, poi anche gli altri blog del settore del genere mi hanno supportato parecchio. Non me l'aspettavo, perché ai tempi facevo musica per hobby. Però è così che sono arrivati i primi contatti importanti dalle agenzie di booking, le etichette discografiche e poi successivamente anche la possibilità di andare in tour con i Mastercraft. Ma tu oltretutto non è che sei stato solo adottato dall'America, hai deciso anche di vivere in America, a Los Angeles. Com'è la vita lì? Per certi versi è molto simile a quella del mio paese d'origine. Io sono di Lecce, quindi direi che sia in California che in Salento ci sono degli aspetti riguardo alla vita, magari un po' più rilassata, così. Ovviamente a Los Angeles c'è bel tempo tutto l'anno, quindi è una cosa che mi piace parecchio. Ma come viene vista la musica italiana, dance parlando, no? Lì in America, in particolare in California? Sì, c'è molta attenzione, perché direi che ci siamo sempre fatti valere nell'ambito. Penso a nomi internazionali come Benny Benassi, Brady Beatles, Crookers, quindi diciamo che abbiamo un'ottima reputazione. E oltretutto, parlando sempre di America, tu hai avuto anche il modo di fare da apri al concerto di Rihanna. Com'è andata? Come è nata? È partito tutto dal remix che ho fatto per Diamonds, e successivamente è arrivata l'offerta di accompagnarla per 7 date in giro per il mondo. 7-7-7. Sì, il tour si chiamava 7-7 perché erano 7 date in 7 paesi, 7 giorni di fila. Quindi viaggi pazzeschi, sì, il pubblico diverso dal mio solito pubblico. Però comunque una cosa interessantissima, perché ho avuto l'opportunità di portare il mio sound in delle situazioni inusuali rispetto al mio solito. È stato innanzitutto un onore poter fare da spalla a un artista come Rihanna, perché è il top del pop internazionale, e poi anche un'ottima possibilità di farmi conoscere da qualcuno che magari non mi conosceva. Certo, sicuramente è una visibilità mondiale, ma parliamo della tua produzione, set, come sta andando? Bene, una traccia che ha ricevuto ottimi consensi, perché credo ho sempre cercato di distinguermi un po' nello stile, fare qualcosa di originale, e anche con questa secondo me ho cercato di fare qualcosa che uscisse un po' dagli schemi attuali. Ed è una cosa che ripaga sempre, perché nella dance music magari è piuttosto facile cadere negli stereotipi, no? Questo sicuro, ma qual è tra tutta la tua produzione il pezzo che ha sicuramente stato chiave di svolta per la tua carriera? Ce n'è stato uno o più di uno? Sì, sicuramente nel 2010 ho fatto un pezzo, Babylon, che era un pezzo di impostazione underground che ha inaspettatamente avuto dei riscontri anche da artisti un po' più commerciali, e quindi è stato quello il pezzo che mi ha dato più visibilità a livello internazionale. Che, se non sbaglio, ti ha aperto anche nel Winter Music Conference, può essere? Sì. Sì, ero proprio lì, sono andato era la mia prima Winter Music Conference, e andavo quasi da spettatore, perché il pezzo era uscito 2 giorni prima, però girando da palco a palco sentivo che lo suonavano in tutti gli stage del festival, dell'Ultra Music Festival, quindi è stata un'emozione fortissima. E com'è viverlo da DJ e non da spettatore, com'è? È la soddisfazione più grande, perché quando vedi che gli altri DJ suonano le tue produzioni vuol dire che hai fatto qualcosa di buono. E una domanda che mi è arrivata da un mio fan che segue il blog Miss Matilda Blog:
come si arriva a firmare con l'Ultra Record? Beh, sono le firme con le etichette discografiche un po' più grandi sono passaggi naturali quasi del progresso nel settore. Può arrivare, è una cosa che può arrivare dopo il primo pezzo, una cosa che può arrivare un po' più avanti, però credo che adesso tutti i produttori, grazie a internet, hanno la possibilità di farsi conoscere e quando c'è qualità, bene o male, i riscontri arrivano.